Lo sapevate che se riusciamo a fare un lungo viaggio nella nostra auto, parliamo di 600-700 km, senza avere mal di schiena, lo dobbiamo alle sospensioni. Le sospensioni sono una parte della nostra auto non visibile, ma non per questo poco importante. Infatti le sospensioni e gli ammortizzatori non solo ci offrono comfort, ma sono importanti perché la qualità e il comportamento della nostra auto sulla strada è necessariamente importante. Infatti vediamo con l'esperto di oggi proprio l'aspetto della sicurezza che si conferisce agli ammortizzatori e agli elementi di sospensione. Oggi ci troviamo nell'officina Tecno Garage di Antonio Moffa. Ciao Antonio, oggi ci ritroviamo per una seconda volta. Antonio, oggi parliamo di sospensioni. Che cos'è la sospensione? Allora, la sospensione è un insieme di organi meccanici formati da ammortizzatori e bracci oscillanti che devono garantire alla vettura comfort, stabilità e sicurezza. Cosa intendiamo per sicurezza? Per sicurezza intendiamo uno spazio di frenata molto ridotto, una traiettoria di guida precisa e una stabilità in curva, e questo lo otteniamo soltanto se le sospensioni sono in perfetto stato. Antonio, ci puoi illustrare quali sono gli elementi della sospensione? Allora, nello specifico gli elementi della sospensione sono braccio oscillante, ammortizzatore e tiranti della scatola dello sterzo. Come facciamo a capire se non funzionano perfettamente? Allora, ce ne possiamo accorgere sia su strada oppure facendo un controllo accurato dei giochi della tiranteria e dei bracci stessi. Questo è l'esempio di un braccio oscillante formato da silent block e da snodi. Questi tre punti sono molto importanti per la tenuta della strada, quindi bisognerebbe controllarli ogni qualvolta si effettua un tagliando o una revisione alla vettura. Come possiamo controllare tutti questi elementi facendo il tagliando? Non so. Allora, il controllo va effettuato non con un chilometraggio preciso, ma ogni qualvolta si effettua un tagliando bisognerebbe controllare l'avantrino, se ci sono giochi oppure se ci sono usure dei slam block o dei bracci stessi. Da chi vi rifornite per i vostri ricambi, Antonio? Il mio magazzino di riferimento è Mario Palazzo Autoricambi. A tal proposito ci ha raggiunti Vincenzo Biccari, che è appunto il responsabile di Mario Palazzo. Vincenzo, vuoi aggiungere qualcosa su riguardo alle sospensioni e alle ammortizzatori? No, io volevo dire che senz'altro Antonio Moffa, oltre ad essere un nostro collaboratore di fiducia, è un tecnico di fiducia rispetto all'argomento trattato oggi. Poi volevo come sempre dire che Mario Palazzo Ricambi è in Piazza Paponcelli 26, la piazza del centro di Genova. Ci sono delle offerte in questo periodo? Offerte nuove non ce ne sono per questa settimana, però ovviamente la consulenza, i prodotti che servono per la nostra vita di automobilista ci sono sempre, quindi additivi, batterie, spazzole, sempre a vostra disposizione. Ci sono altri servizi che fornite ai vostri clienti, Antonio? L'officina Tecno Garage offre servizi a 360 gradi, tra cui meccanico, elettrauto e installazione e manutenzione impianti GPL e metano. Vuoi ricordarci dove vi trovate? Ci troviamo in via Alfonso d'Aragona 4, Foggia, ovviamente. Salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo argomento.